Come ci ha confidato, non sono altro a Tesini. Non sono altro a Tesini. Abbiamo avuto modo di seguirli da un po'. E poi ci hanno... ulteriormente abbiamo avuto una conferma del loro modo di vedere la fotografia, che a me piace tantissimo, molto affine ai nostri gusti. Anche nell'ultimo contest, nella prima sessione, Winter Session, se non sbaglio, di ISPVP, dove sono stati tra gli italiani che hanno preso più premi. Bravi ragazzuoli, così si fa. Mi ricordo anche una foto bellissima, primo premio nella categoria Engagement. Details, insomma, ragazzi, questi qua, qui in Sicilia si dice, non so se poi nel resto d'Italia si capirà, si dice se la filano, vuol dire che la sanno lunga, ok? Quindi attenzione, perché siamo oggi in collegamento con Luca e Marta, buongiorno! Ciao, buongiorno! Ciao ragazzi! Come state? Grazie mille per i complimenti, anche troppo. Esatto, sì. Ci fate era figa la presentazione, no? Sì, bellissima. Anche troppo. Poi mi fa ridere ogni volta che ci sentiamo noi coi maglioni, tutti così accucciati, loro mangiano e freschetta nell'aria. La primavera è arrivata a Bolzano, prima che in Sicilia. Non ho capito bene questa cosa. Vabbè, ragazzi. Allora, vi spiego un attimo come funziona, come abbiamo fatto anche negli altri appuntamenti. Noi abbiamo degli argomenti che vi chiederemo. Vedremo di parlare di questi argomenti un po' stile Bonolis, ma nel frattempo comunque volentieri rivolgiamo anche le domande che arrivano dalle persone che sono collegati, va bene? Per esempio c'è lui che non so se io, ma già subito complimenti a Marta. Complimenti per la professionalità. Una domanda molto professionale, quindi grazie dottor Scimonelli, fantastico. Molto bene. Luca no. Allora, ragazzi, innanzitutto io vi faccio questa domanda, che è l'unica che forse rivolgiamo sempre nella stessa maniera un po' a tutti quanti, ovvero, la tua però sarebbe in realtà la vostra, aspetta che la cambio subito, dobbiamo fare le cose, la vostra, hai visto, guarda, live, la vostra storia fotografica, quindi... Come è nato tutto? Aspetta, che eccolo qua, aggiustato. Un punto di più, va bene. Nel frattempo io mi permetto di far scorrere due o tre fotografie mentre voi parlate, ci raccontate. Beh, allora, diciamo che ho iniziato da una passione che è iniziata quando ero un ragazzino, quindi in giovane età. Ho seguito la formazione fotografica, cioè lo studio che è partito principalmente da me, ecco, da questa mia passione. Ho seguito una formazione in realtà in una scuola di fotografia pubblica italiana, che è Bodoni, a Torino, esatto, infatti io sono nato lì. Poi ho seguito i corsi serali, perché di giorno avevo questa passione che dentro di me che esplodeva, soprattutto all'inizio, voglio scoprire un sacco di cose, qualsiasi cosa che era fotografia la mangiavo mattina e sera, insomma. E quindi durante il giorno io in realtà ho seguito, come assistente, ovviamente in modo gratuito, partendo dalle basi, tantissimi studi della mia città, ho seguito un po' di fotografia pubblicitaria principalmente. Ecco, questo è stato un po' l'inizio. Poi, durante il weekend, ho iniziato a fare matrimoni nel corso dei miei studi per guadagnare qualche soldino, per fare l'assistente, quindi il secondo fotografo, e da lì è partito questo amore pazzesco per la fotografia di matrimonio che mi ha portato su questa strada. Dopodiché, quando mi sono trasferito qua in Alto Adige, ho conosciuto Marta. Esatto. E adesso te la parlo. Subito così, proprio. Okay. Marta, io, mentre tu racconti, ho messo questa foto che ci avete indicato come una delle vostre foto preferite, soprattutto di Marta, giusto? Esatto, un po' sì. Rispecchia moltissimo proprio il suo, quello che cerca lei, ovviamente, la fotografia, quindi il suo istinto probabilmente nel momento, ecco. Questo sicuramente. Poi in realtà racchiude anche un po' tutte le mie passioni, oltre che la fotografia c'è un paesaggio stupendo che è il lago di Braies, non so se lo conoscete, però è insomma un lago, uno dei più belli nelle Dolomiti, e in più la neve, e insomma nello sfondo, quindi è un po' tutto, poi ecco... L'espressione del cane di tutto, è ecco, nel pazzesca, senso, è difficilissimo, no? Mettere in posa un cane, cioè non si può, ecco. Quindi devi aspettare che decida lui quando è il momento giusto.
giusto? Esatto. Ti avete raccontato che Marta ha iniziato con te la sua carriera di fotografa perché lei prima faceva un altro lavoro, giusto? Esatto, io sono comunque maestra di sci e appunto qua a Selva, in Val Gardena, perché viviamo a Ortisei. Di montagne ne abbiamo tante. Esatto. Non mancano. Abbiamo ancora qualcosa qua sotto casa. Esatto. E quindi ci siamo conosciuti così. E appena ho iniziato a frequentare Luca, mi ha invaso dai suoi lavori, dalle sue fotografie. Non ho fatto altro che guardare post-produzioni o lavori e quindi mi sono appassionata, mi sono innamorata allo stesso tempo anche della fotografia. Diciamo che è stata proprio contagiata questa passione energetica, esatto, da parte di questo lavoro, secondo quindi me. Quindi ovviamente ho seguito una marea di corsi, mi ha fatto lui da insegnante sicuramente, quindi insomma, ho anche preso molto del suo, oltre che ad avere un po' la mia, si può dire, il mio occhio, la mia impronta, c'è sicuramente tanto anche di tutto. Poi sono stato abbastanza severo in realtà. Sì, ho pianto anche tanto, lo ammetto. Il matrimonio non è facile. Sì, perché ovviamente le prime volte, i primi matrimoni, non avevo la responsabilità, nel senso ovviamente l'ho fatta come assistente, quindi io ero appiccicata a Luca, cioè non è che mi sono assunta, insomma, non è che ho preso responsabilità o meno. Quindi anche se ero terrorizzata, perché comunque ero abbastanza preoccupata all'inizio, sapevo che c'era Luca. Il bello è stato appunto per l'appunto che non mi ha mai fatto cambiare, cioè mi ha detto: ok Marta, adesso scatti in manuale costantemente, non cambi le impostazioni e scatti in manuale per tutto il matrimonio. Quindi vai da sola, vai. La macchina fotografica, vai. Ecco, però, più o meno è stato questa. Ha aiutato. Però no, ovviamente sì. Cioè, posso dire che insomma adesso riesco comunque a prendermi le mie responsabilità, i miei rischi. Possiamo dividerci, nel senso che, per esempio, durante la preparazione non facciamo un matrimonio singolarmente, siamo sempre in due, però comunque riusciamo a coprire più zone. Sì, diciamo che essere in due ovviamente all'interno di un evento, la cosa bella è anche questo, nel senso che uno ovviamente può essere in una posizione di rischio, quindi certo, avere insomma quella la posizione magari più creativa, che ovviamente sei sicuro del risultato, mentre l'altro sicuramente può coprire quella posizione che va coperta. E quindi questo è sicuramente un dei grandi vantaggi. Invece, scusa Luca, per quanto riguarda la parte della preparazione del matrimonio, quindi il getting ready, siete insieme o separati? Dipende anche da come l'organizzazione del matrimonio, nel senso che se ci sono magari ovviamente le distanze sono minime, allora spesso magari si può fare sia un po' insieme, sia poi dividerci in base un po' a quello che sono gli eventi, oppure anche cambiarci, anche spesso magari è capitato che magari siamo invertiti. Esatto, in un paesino per l'appunto molto vicino, gli sposi erano veramente ad una casa di distanza, quindi ci siamo un po' intercambiati, quindi è stato anche divertente. Sì, che bello poi avere due punti di vista. E questo magari è interessante perché nel momento in cui potete interscambiarvi tra di voi, magari uno può vedere dei punti di vista che magari l'altro invece perderebbe. Esattamente. È interessante poi uno stesso ambiente come può essere visualizzato da quattro occhi differenti. Quindi sicuramente se le distanze ce lo permettono durante la preparazione, ci piace comunque farlo, insomma, realizzare il servizio insieme, quello sicuramente. Però quando ci sono più distanze, ci dividiamo. Io ne voglio approfittare, dato che avete parlato anche del tuo precedente lavoro della maestra di sci, una foto che ha vinto adesso, credo, la prima categoria della sezione engagement dell'SPUP, aspetta che la metto, secondo me è bellissima, e ovviamente è fatta con il drone, aspetta che la trovo, eccola qui. Allora, ok. Dove è stata fatta questa foto? Racines. È stata fatta per una collega, che è una fotografa, tra l'altro, di NFM, Noemi, tra l'altro una bravissima fotografa, quindi vi consiglio assolutamente anche di visitare il suo profilo.
E Aracines, che in realtà è vicino comunque, dov'è? Aracines, diciamo, è molto vicino a Vipiteno. Esatto. So per dire c'è tantissima neve, infatti si vede in realtà anche dallo scatto. Ah, e... davvero? Non si direbbe. Mega lenzuolo. Sì, infatti, fantastica. Ed era un po' proprio, penso che questa immagine rappresenti proprio quello che lei cercava in questo tipo di questo, diciamo, dello shooting che ci ha richiesto in questo servizio di engagement che abbiamo fatto. E l'abbiamo realizzata per l'appunto con un Mavic 2 Pro, che è il drone che utilizzo per alcuni scatti, insomma, diciamo che mi diverto tanto nella parte droni. Credo che... È un po' nerd, ragazzo. Sono un po' nerd, esatto. Okay. Chi usa, chi fa fotografie con il drone, credo che proprio questo modello, il 2 Pro, credo che sia in assoluto quello qualitativamente migliore e più funzionale, in quanto comunque piccolo e poi ha una risoluzione, un'ottima resa, giusto? Noi abbiamo avuto tantissimi, però alla fine anche noi ci siamo fermati su questo, quindi 2 Pro. È bello, bello, bello. Poi il RAW è veramente, tira fuori un bel file, cioè è veramente lavorabile. Non dico che sia proprio come una reflex, però comunque ci va molto, molto vicino. Quindi, roba, bello. Allora, guarda, vuoi, hai una domanda tu, Simo? No, sì, no, era una considerazione più che altro. A me quello che ha colpito tantissimo delle vostre foto è la grandissima importanza che date ai paesaggi, per ricollegarmi un pochino al discorso prima di Marta. E mi piace tanto perché è come se io potessi vedere un pochino entrambe le vostre personalità nelle vostre foto, perché vedo tanta neve di Marta e allo stesso modo vedo anche tanti grandi paesaggi e la ricerca poi della particolarità della foto che magari è più consona a Luca. Quindi a me quello che ha colpito proprio delle vostre foto è la bellissima combinazione che riesco a vedere di entrambi. Cioè è come se ci fosse un 50-50, no? E secondo me questa è la cosa più bella della fotografia, quando una foto racconta sì i soggetti, sì il paesaggio, ma davvero l'anima e gli occhi del fotografo. E questo è quello che mi ha colpito delle vostre foto, quindi... No, non mi vendo così a freddo. Molto romantica, no? Grazie mille, grazie mille, Simona, cioè, ti giuro, una bella donna. Grazie, grazie. Però sì, siamo tanto ispirati comunque dalla fotografia di, insomma, di landscape, quindi... paesaggi, ecco, quello sicuramente, o forse anche dal nostro ruolo. No, esatto, anche sicuramente quello un po' ci aiuta, dai. Sì, quindi, sì, sì. Diciamo però che... sì, ho una domanda in questo senso, quindi, perché è una cosa che vedo anche tra noi, no? Il fatto di comunque realizzare delle foto che parlano un po' di entrambi, ma allo stesso modo quanto è difficile lavorare in coppia quando si è coppia non solo nella vita professionale, ma anche nella vita privata. Allora, sì, difficile, non lo trovo così difficile, anzi, secondo me un po' aiuta, nel senso, siamo via tutti i weekend, lo facessimo da, insomma, un fotografo e l'altro no, o comunque un altro lavoro, via dicendo, è sicuramente, immagino, un pochino più difficile, penso, a livello di coppia, intendo, come relazione di coppia. Mentre durante il lavoro, anzi, lo trovo, secondo me, è molto, molto intuitivo, anche basta uno sguardo, per esempio, che ne so, spostati, o sì, è vero. Una testata, qualcosa. Non ci sono problemi di tono, vai via. Non ti preoccupare, la frustata. Serve magari urlare o... Ma guarda, noi ti abbiamo chiesto questa cosa perché noi come coppia, diciamo... seriamente litighiamo due volte al giorno per superare una trentina, quindi credo che forse alla fine è forse un po' anche il punto di forza, certo, cioè, diciamo, lo stress del matrimonio, quello sicuramente ogni tanto ci dà ovviamente da fare, no? Perché, e ovviamente c'è sempre però un po'. C'è abbastanza, c'è complicità, dai, sì, riusciamo a lavorare, sì. Riusciamo a lavorare bene. Sì, penso che anche nella vita privata in realtà discutiamo e litighiamo veramente pochissimo, perché siamo molto molto simili a livello caratteriale anche. Quindi questo in parte ci aiuta tanto, no? Su questo aspetto qua. Anche perché comunque essere sempre a contatto sia nel lavoro che nella vita ovviamente un po'. Poi adesso questo periodo è il clou, cioè nel senso clou. O bene bene o male male, quindi o si sicuro che va da casa. No, invece io ho una domanda che ci hanno scritto, però non c'entra niente a livello tecnico fotografico, quindi se volete fare una risposta veloce, però ho capito che è anche per farci conoscere a noi della Sicilia delle realtà sicuramente diverse. Molto molto lontane. È una tripla domanda, è Gaetano Scimonelli, che è un animatore molto conosciuto qui, e dice: l'intrattenimento al nord che tipo è? Che genere è? Piano bar o animazione? E come vi trovate voi con gli intrattenitori? Collaborate? Giusto per saperlo.
Sì, allora, la collaborazione con qualsiasi fornitore per noi c'è sempre, fa sempre piacere. Assolutamente. Cioè, quella è la cosa di base proprio, che ci mettiamo anche noi. Poi, come festa? Il trattamento, dipende, perché anche qua noi comunque abbiamo tanti matrimoni che vengono anche da fuori a sposarsi qua. Quindi magari sono destination wedding, quindi matrimoni... Però, comunque, parliamo dei locali. Dei locali sono decisamente comunque... come si può dire? Folcloristi. Esatto. Direi. Hanno delle usanze particolari, quindi magari... completamente diversi magari da quelli magari al sud, o è una cosa strana e magari simpatica è quella che durante l'aperitivo, per esempio, rubano la sposa e la portano in giro a bere. Nei vari locali. No, voglio sposarmi a Bolzano. Devi trovarla. Quindi e lì di solito vengono anche seguiti magari con degli strumenti, quindi iniziano magari anche a ballare nei bar. Esatto, con gli strumenti tipici. Sì, 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 esatto, assolutamente. Ci è capitato anche di avere sposi con, insomma, più altro invitati con vestiti tipici. Non so se ce li avete presenti. Sì, poi qua guarda, abbiamo una 50-50, nel senso che un 50% è esattamente come in tutto il resto d'Italia, quindi principalmente una cultura più italiana, magari, se vogliamo. L'altro 100% invece magari una cultura più altoatesina, esatto. Magari vicina a quella austriaca, che anche l'austriaca è poi ancora diverso, quindi abbiamo tante culture diverse di matrimonio. È più bello questo, perché poi alla fine vai diciamo, in diverse tipologie. Scopri diverse culture anche, poi tipo soprattutto qua nei vari paesini, ogni paesino ha la propria cultura. Per esempio il fatto di rubare la sposa poi cambia a seconda del paese. Esatto, cambia a seconda del paese e si conclude di solito con lo sposo che recupera la sposa, che la trova. Beh, e la recupera davvero, perché si è bevuto tutto il tempo. Questo tutto questo occupa 3 ore. Esatto. Quindi una cosa. Comunque non sono matrimoni come magari il sud, come Calabria, Puglia, Sicilia con 250-300 persone, no? Dipende. Più che altro da cosa? Dalle strutture perché non abbiamo delle strutture soprattutto qua, soprattutto nelle zone proprio montagna, diciamo così, più piccole. Quindi è anche difficile trovare delle strutture veramente grandi. Quindi sei un po' limitato. Sì. Quindi a livello invitati sei un pochino più limitato. E anche le chiese sono minuscole. Se non magari quelle di città, sì, Bolzano. Poche. Io ho una domanda su un qualcosa che ti ha visto un po', soprattutto credo Luca, all'inizio come fotografo, che è lo still life. Non siete dei fotografi di still life, giusto? Ma credo che abbia avuto importanza, no, questa cosa? Sì. Allora, adesso non più, nel senso che la mia carriera è iniziata lì, nel senso che il mio principale idea di fotografia per me era lo still life. Cioè io, alla fine, come diceva Marta, sono anche un po' nerd per certi versi. Sono anche ero un po' introverso. Poi negli anni questa cosa è migliorata molto, in realtà, grazie anche ai matrimoni, chiaramente. Però la fotografia di still life molto tecnica era quello che mi affascinava di più all'inizio, insomma. Quindi sì, queste sono proprio le immagini che appunto avevo realizzato agli inizi della mia fotografia. E poi, ecco, per certi versi una formazione pubblicitaria così tecnica all'interno di poi in qualsiasi altro settore della fotografia te la porti sempre avanti, è sempre utile, insomma, in qualche modo. Certo. Trovi il modo di applicarla adesso questa cosa? Ah sì, per certi casi sì, perché comunque il controllo della luce controllo della luce è sempre una cosa fondamentale, no? E quindi quando impari a gestirla bene la usi anche nel matrimonio o qualsiasi altra cosa. Poi diciamo che il matrimonio comunque lo still life c'è, nel senso che c'è l'oggettistica anche in quel settore lì, come c'è anche il reportage, tantissime altre sfaccettature, che poi è la cosa che mi ha affascinato sempre di più proprio dei matrimoni, il fatto che ci siano tanti settori diversi della fotografia al suo interno, per certi versi. Ma infatti, Luca, guarda, io credo che questa tua, mi ha fatto notare Simona, ma è abbastanza ovvia, questa tua caratteristica, che ormai dell'amore per i dettagli, della ricerca, si ritrova in una foto che ha vinto dei premi in questo periodo, secondo me strepitosa, la faccio vedere, ed è un po' l'eredità dello still life. Sicuro. Giusto?
Aspetta, vediamo. Non la vediamo ancora. Ah, okay, oh! Sì. Decisamente sì. Sì, 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 sì. Sì. Okay, sì, le tipiche rane di Bolzano, no? In realtà ce ne sono più di quelle che si perde, perché vicino a questa location c'era proprio un lago con un sacco di rane, e infatti in qualche modo ho detto questo devo farlo vedere all'interno. Poi era una location particolarmente piena di natura, qui c'erano tantissime alberi, quasi una foresta, in mezzo a questo lago per l'appunto. E in più comunque gli sfasi sono veramente molto appassionati, sì. Anche per, sono, non dico naturalisti, però no, nel senso sono, esatto, amano attività. Tanto la natura e tutto, quindi volevamo anche un po', non so, metterlo, evidenziarlo in modo, in evidenza. Poi le foto delle fedi normalmente noi cerchiamo sempre un po' di usare lo stesso oggetto in modi più creativi possibili. Ci la vogliamo fare, dai. Volentierissimo, poi mi, cioè, caderà perché mi svegliamo, mi svegliamo una magia, no? Con un cloroformio l'hanno addormentato. È un po' come una magia, quando poi la svegli in realtà cade tutto, Marco. Allora, fateci così, con io la volevo sapere, il gusto però. Di non sapere. Parto io dicendo che io ero praticamente con le mani a cercare, oddio adesso cade, oddio, perché ovviamente eravamo lì, c'era queste rame sopra queste foglie. E uno scatto solo, eh? Guarda. Sì, 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 uno scatto solo. E specificare. E quindi avevamo il terrore, prima cosa, degli anelli. Poi, abbiamo provato ovviamente tantissimo, sì, vai. Tantissimo con le rane, ovviamente rane vere, perché partiamo da questo. Abbiamo provato un sacco di tempo, cioè se parliamo tipo un'oretta, nella pausa diciamo che la gente mangiava, così che tanto insomma con la forchetta in bocca e la gente non si può dormire. Quindi quello è stato il momento della quale ci siamo stati di un bel po', senza successo, perché ovviamente anche se la mettevi lì la rana, perché alla fine boh, saltava via in un secondo. Abbiamo poi, nel momento in cui stavamo quasi per abbandonare questa idea, okay, basta. Dentro la location, essendo un posto che erano particolarmente curate le rane, insomma, c'era tantissime cose, abbiamo trovato un oggetto, una sorta di rana giocattolo, ok? E l'abbiamo utilizzata per lo scatto. Ovviamente abbiamo dovuto per forza di cose scattarla dal basso, perché non si vedesse che era un giocattolo in realtà. Questo ovviamente vi ha smontato. Però è così. Cioè, questa è la realtà. Alla fine la fotografia è anche questo, nel senso. Certo, la creatività. No? Sì, ma comunque è una foto bellissima e che comunque racconta sia del posto che degli sposi, quindi... Esatto, esatto. Questo è stato poi un po' la nostra... E siamo anche contenti quando verrà. E allora si passa alla prossimo argomento, che è alla fine di questi anni. Adesso voi vi occupate parecchio di destination wedding, di matrimoni anche in giro per l'Italia. Qual è stata la cosa, la vostra svolta, quindi la cosa che vi ha dato quella marcia in più, o il cambiamento che è avvenuto nel vostro, più che modo di fare fotografia, nel vostro marketing forse, no? Sì, sì, esatto. Guarda, penso che la svolta vera sia una questione poi di mentalità proprio, in realtà. Che il può riuscire a, diciamo, percepire, diciamo, fallire senza perdere entusiasmo. Perché comunque è questo in realtà che poi ti muove a far sempre di più, qualcosa in più, una cosa ogni giorno per giorno, insomma. Ed è un po' questa forse la svolta principale che ci ha fatto cambiare. Ancora sicuramente c'è da crescere, sicuramente. Tantissimo, anzi, tantissimo. Per quanto mi riguarda. Parliamo anche per me, sono normale. Questo vogliamo fare ancora molto, molto, molto di più. Abbiamo iniziato. Sì. Sì. Poi anche questo... a livello di destination wedding ne facciamo di coppie estere, esatto, che vengono a sposarsi qua in Italia. Non siamo ancora stati a fare un matrimonio all'estero, esatto. Uno dei nostri obiettivi sicuramente per il futuro sono questi, quindi cercare di lavorare anche l'inverno per i matrimoni, quindi magari anche all'estero. Poi vedremo se riusciremo a realizzarlo nei prossimi 5 anni. Questo è l'obiettivo. Questa svolta passata, diciamo, beh, sicuramente sì, anche questo è stato anche un buon gancio, cioè è stato un buon inizio per migliorare ovviamente la fotografia, perché avevamo possibilità di fare cose allo stesso tempo, dal mio punto di vista, come dicevamo. Mm-hmm. Allora, in mezzo a questi argomenti c'è qualcosa che sicuramente vi sta facendo acquisire importanza, che è il discorso dei contest. Quindi, in particolare, voi nell'ultimo, credo, anno e mezzo, avete vinto parecchi premi, giusto? Allora, qualcuno sì, dai, siamo contenti, insomma. Non tantissimi, nel senso.
Però sì, sicuramente questo sì. Le faccio diciamo vedere. In particolare, mentre tu parli, scusa, non voglio interromperti, una fotografia che credo che abbia preso più awards in più associazioni, forse avete capito qual è, aspetta, eccola qui. Ah, eccolo, sì, ok. Sì, allora, diciamo che per noi l'importanza hanno le contest, diciamo più che altro per avere quello stimolo, per avere quello stimolo in più per continuare a fare. Questo penso che sia l'importanza più grande che hanno contest di qualsiasi genere. Essere criticati, comunque, sì, esatto, avere un giudizio anche da parte sì, di colleghi, ovviamente. Confrontarsi ovviamente con quello che è il lavoro degli altri. Di sicuro, ecco, quello che non abbiamo mai pensato è di arrivare ai clienti grazie a questo contest. Questo non l'abbiamo mai pensato. O neanche tanto di pensare al contest durante il matrimonio. O durante gli scatti, no, assolutamente. Questa non è una cosa che non ho mai fatto. Poi abbiamo iniziato a partecipare in effetti da poco, in realtà, perché il primo anno. Sì, esatto, dicevi tu degli anni. Io poco. Questa immagine qua, sì, ne ha vinti un po', di tempo. E l'abbiamo realizzata in un castello che c'è qua a Bolzano, una location dove siamo stati un sacco di volte, in realtà, nell'arco del mondo. E beh, se si zoom ci si vede anche Marta nell'angolino. I capelli. Perché io ero là dietro, ovviamente, con un flash. Uh-huh. E sì, abbiamo usato appunto un flash che abbiamo sparato sulla parete dietro la coppia per realizzare la silhouette degli sposi. Forse la cosa che colpisce è comunque che una foto che vince contest comunque può essere anche una foto come questa che alla fine risulta ha una bella composizione, comunque molto semplice, cioè non ha magari un livello di difficoltà assurdo, però ha comunque, è molto molto bella, gradevole, piacevole, cioè ha tutti gli elementi fondamentali per essere una fotografia vincente, no? Quindi alla fine può sembrare un semplice bacio a mano, ma in realtà nasconde tante, un bellissimo punto di vista. I contest... Mi dispiace che non ci sia qualcosa nel corridoio. Che sta succedendo in contemporanea, no? No, un cameriere, sarebbe stato bello, diciamo. Luca, però dovevi mettere lì una rana nel corridoio. Hai ragione! Era la morte sua, come si dice al sud, no? Hai ragione, non era vero un occhio lì. Sì, vedo l'ora di tornare in questo posto, perché poi nell'arco degli anni abbiamo sempre fatto delle cose diverse, no? E quindi anche questo è una delle cose belle che mi piace particolarmente di questo scatto. Abbiamo fatto una cosa diversa dal solito, nonostante siamo tornati nello stesso posto un sacco di volte, che poi è il nostro obiettivo in realtà. Dobbiamo sempre fare delle cose diverse, mai ripeterci. E tante volte non è facile, no? Sapere quando tornate nella stessa location 20 volte, 30 o così, è sempre complicato, insomma. Allora, ci sono un po' di domande sui contest. Allora, la prima che vi chiede: come scegliete una fotografia da inviare a un contest? Quale criterio usate? Ok, beh, allora intanto ci confrontiamo normalmente tra di noi, e questo già aiuta. Poi ci confrontiamo anche con altri colleghi e amici, e anche questo, insomma, magari un amico che dice questa sì, questa va bene, questa no, una scarpa perché funzionerà. Anche perché magari appunto riuscite o comunque un confronto si riesce a notare delle cose completamente diverse da quella che magari noti. Sì, hai l'occhio tu di vista costantemente, magari tantissime volte per lavoro. Uh-huh. Quindi queste sono sicuramente le basi. Sì. Ne facciamo vedere un'altra. Sì, dimmi quale. A noi è piaciuta tantissimo. Questa? Sì. Arriva. Uh-huh. Che è un'altra fotografia della vita precedente di Luca. Da contest, dai, no? Ah, questa ha a che fare con lo still life, un po' prende l'eredità, giusto? Esatto, anche qua è stesso concetto. Eravamo in un hotel, abbiamo scattato con il flash dietro la coppia per fare la silhouette e le fedi. In bocca. sì, facile, in realtà è molto facile. Poi da quell'idea un po' di non si capisce bene che cos'è, devi capire un po', no? Esatto. Ci piacciono un po' tutte queste immagini. Esatto, quando abbiamo fatto vedere tipo a mia mamma, ha detto, ma che cos'è? Presente quelle immagini sovrapposte che dove c'è il calice dall'altra parte? Beh, sembrava questa cosa qua. E quindi, ma cosa avete fatto? La prima risposta è stata questa. Quindi eravamo anche un po' spaventati all'inizio. Questi sono i panorami. Questo praticamente ce l'abbiamo qua sopra. Sì, questa è proprio questa dietro montagna. Casa. È la nostra montagna qua sopra. Sì, questa... Oh,
vediamo un po' cosa dicono. Esatto. Il conto deve essere un confronto e non una crescita personale, non cercare per forza la fotografia del per il contest in un matrimonio, ma magari rimanere comunque concentrati. Esatto, è quello che perché magari il contest è un bel gioco, esatto, che serve a noi per rimanere attivi e per avere più studio. Magari ti focalizzi troppo su ok, devo fare questo per quella categoria o vatti la pesca, magari ti perdi altro, no? Quindi, esatto, esatto, lo sciglia, è lui. Ma questo è un fotografo che sta qui a Siracusa, io non sapevo, ho capito che dai commenti ha molto a che fare col Bozzano, era forse la sua città. Sì, i simboli proprio un po' della nostra montagna qua. Ok, comunque anche i contest, penso che alla fine, per chiudere il discorso contest, servano non per trovare nuovi contratti o contatti con, ma servono più che altro anche per farsi conoscere dai colleghi o per confrontarsi per un'altra cosa. Sì, questo sì, sì. Certo. Grazie ai contest ho avuto qualche visibilità anche tra colleghi, quindi il confronto, semplicemente relazioni varie, insomma. Sì. Cioè, ad esempio noi vi conoscevo da qualche mese, però anche vedendo poi le vostre fotografie premiate al contest, vi abbiamo contattato, ecco quindi la risposta. Sì. Magari invece degli sposi non vanno magari a guardare i risultati dei contest per trovare i fotografi del matrimonio, no? Particolarmente appassionati o altri. Sì, esatto, anche quello c'è da dire. Cioè, magari tanti principalmente appassionati anche di fotografia o colleghi, perché poi in realtà così sicuramente un buon sistema. Altrimenti c'è una coppia normale, sicuramente non workshop. Totalmente forse non ne abbiamo ancora parlato finora. No, non abbiamo parlato mai con nessuno. Molto rapidamente. Né dei workshop frequentati, né dei workshop tenuti. Ok. Ma allora, tenuti per ora non abbiamo praticamente quasi nulla. Abbiamo avuto, diciamo che adesso avremmo avuto, insomma, in questi giorni andare a prime convention come relatori, che è un grande onore. Eravamo già agitati, molto ovviamente. Agitati. Però saltato si farà ad ottobre. Slittata, non... ottobre, nostra prima esperienza in quel campo lì. Perché dovevate andare dove? In Bulgaria, per l'Associazione Nazionale della Bulgaria, insomma, legata appunto a fotografia matrimoniale. Sarà sicuramente una bella esperienza e sarà rinviata. Avrete più tempo per prepararvi e per fare scatti ancora più belli. Infatti, sicuramente. Invece, a livello di workshop frequentati? I frequentati tantissimi, nel senso che diciamo che a me piacciono particolarmente i Chumen come studio. Sicuramente, a livello di colori, di contrasti, sono un sacco di cose, insomma, nella quale vedo... Loro sono canadesi. Sì, sono una coppia di fotografi canadesi, per chi non li conoscesse, e sono un po' lì nell'Olimpo della fotografia di matrimonio mondiale. Esatto. E tu hai frequentato un workshop con loro, quindi dove era? Pordenone, no? Con loro è Pordenone, esatto. E... ovviamente solo lui, perché a livello familiare era abbastanza, insomma, importante. Per chi non lo sapesse, organizzano dei workshop che vanno subito a Ruba, i Two Men. E sono molto molto costosi questi workshop. Quello è stato un anno dei miei workshop, è stato quello. Esatto. È stato solo quello. Poi abbiamo seguito quello di Victor Lax, anche lui un'altra rockstar della fotografia. L'anno scorso. A Palermo. Tantissimi corsi anche online, in realtà anche solo Creative Live. Penso che tutti i colleghi forse lo conoscono, ovviamente tutto in inglese, però anche lì ci sono dei corsi veramente interessanti. Abbiamo visto dei bellissimi spunti. Quindi non vi fermate mai. Non vi fermate mai, sicuramente voi siete tra quelli che promuovono il fatto di frequentare tanti workshop, ogni fotografo dovrebbe, no? Sì. Secondo me sì. Sì, non si può, diciamo che nel momento in cui smetti di crescere ti fermi e non inizi a scendere, diciamo, quindi devi continuare a formarti, migliorare sempre, avere quella voglia lì, sennò manca qualcosa poi. Quindi questo di sicuro... Secondo te? No, non è obbligo nessuno. Però è sempre bello, dai. Assolutamente, anche durante comunque il workshop avere il confronto diretto con tutti gli altri colleghi, esatto,
anche parlare delle proprie esperienze nel mentre, quindi anche quello ti forma, sì, anche solo sì, quello. Oh, io ho un'altra domanda prima di lasciarvi ai vostri impegni. Progetti per quest'anno, progetti, idee, tutto quello che ci sta frullando un po' nella testa, no? Allora, a livello di attrezzature, per esempio, abbiamo appunto, stiamo aspettando la R5, mm-hmm, quindi, almeno insomma, per quanto riguarda... Sì, per fare il passaggio completo a mirrorless. Perché adesso siamo ancora nella fase intermedia, no? Nel senso abbiamo in casa appunto una R e basta, nel senso adesso vogliamo passare completamente a tutto, però per comunque tenere il corredo Canon aspettiamo l'R. Sì, che abbia due slot soprattutto. Anche. Quindi voi attualmente scattate con Canon? Sì. Mm-hmm. Sì, sì. Quindi altri progetti sicuramente... quest'anno sarà, dai, mettiamolo, sarà per forza. Allora iniziamo a girare di più l'Italia, quindi abbiamo matrimoni anche. Sì, diciamo che metà delle nostre prenotazioni dell'anno sono matrimoni di tutta Italia, quindi abbiamo un programma per Salerno, uno a Senigallia, Roma, Mantova. Insomma, abbiamo un po' di date in giro. Insomma. Esatto. Sappiamo che verrete anche in Sicilia. Sì, abbiamo. Probabilmente sì. Esatto, speriamo, stiamo sperando. Penso però al 2021/2022. Esatto. Perché siamo ancora in contatto con la coppia che vuole organizzare assolutamente con noi, è contentissima. Però sì, tra un po'. Sicuramente nelle Lipari si arriverà. Luca, una domanda che fanno spesso in queste dirette, che è veramente un grande classico: quali sono le vostre lenti preferite? Anche qui abbiamo due visioni diverse. Ovviamente lui va per le ottiche fisse, io invece vado con gli zoom. E quindi io uso un 24-70 e un 15-35. E invece no, per me appunto, come dicevo, le mie ottiche sono il 50 e il 35 e quasi mai cambio questo setup. Non so, le mie sono quelle, ecco, gli 85 non mi sono mai trovato tantissimo, nonostante che sia un'ottica fantastica ed eccezionale, proprio come lunghezza focale, cioè mi sono molto molto abituato a queste due, essere vicino dentro le scene. Esatto, magari anche per quello, sì, perché ci piace comunque essere abbastanza all'interno della scena, a contatto. Sì. Quindi comunque non usate teleobiettivi, giusto? E abbiamo un 135, esatto. Usiamo ogni tanto, però è raro. Mm. Principalmente queste due sono le focali. Sì. Una piccola curiosità tecnica: come vi trovate con la Canon R? Bene, molto bene. Manca lo slot. Esatto, e magari anche ogni tanto il coso. Focus? Bravo, un pochino il focus da migliorare, e poi assolutamente la parte della doppia sfera, cioè quella è backup. Serve. Sì. Credo più che altro psicologicamente, no? Avere comunque la sicurezza di avere comunque un backup nella malaugurata ipotesi in cui qualcosa dovesse, no? Esatto. Facendo tutte le corna del caso, però sì. Quindi quello. Per il resto... Per il resto è una bellissima camera. Sì. Poi comunque è stata anche una delle prime che abbiamo testato nell'arco di un anno. Comunque anche Sony magari l'abbiamo presa in mano, l'abbiamo giocato un po', però eravamo usate in modo proprio un matrimonio, e quindi comunque non abbiamo un paragone effettivamente diretto. Posso dire che qua, ragazzi, la mia è singolare, no? Esatto, come vedere dentro l'obiettivo proprio i punti magari di contrasto, di luce, in modo più, sei più rapido, nonostante che magari vedi già all'inizio ti, almeno per quanto mi riguarda, ti, soprattutto la notte la o sera, con delle luci ti scombussola. Sfasa. Un attimo ti sfasa, però poi è un'abitudine. Sì, ecco, sì, l'abitudine. Sì. Come tutti poi gli strumenti di lavoro, dai, quando prendi la mano, poi vai. Sì, è vero. Ci fai il callo dopo un po', anche per noi è stato così, no? Sì. Ragazzi, che cosa dire? È stato molto bello conoscere una realtà diversa da quella lontana. Come vedi, maglioni e sciarpine. Noi siamo nella punta estrema dell'Italia, siamo a Siracusa. Voi siete
siete lassù, quindi sicuramente sono dei matrimoni molto diversi come, come atmosfera. Da noi durano circa 14 ore, non so da voi. Il matrimonio tipico del Tortesino dura tantissimo. Per il nostro lavoro siamo arrivati al massimo di 16 ore. Sì. Ok. Comunque siamo lì. Quindi sì, perché organizzano, penso anche per il fatto degli ambienti un pochino più stretti, organizzano due parti, quindi la prima parte del pranzo e poi anche la cena. E di solito cambiano anche gli invitati, comunque aumentano. E quindi si allunga la cosa. Sì, no, non è... Anch'io pensavo... Anche all'inizio, appena mi ha portato, appunto, appena ho tassato questo mondo, ho detto, vabbè, dai... non durerà tanto o comunque sarà blando, invece no, sono rimasta un attimo sì. Poi beh, abbiamo anche l'altra parte, no, ovvio, tante medaglie diverse, diciamo, ma comunque come media sì, 12-13 ore, sì, no? Sì, sì, più o meno, sì. Quella è la media. Ragazzi, speriamo di fare un matrimonio magari insieme, vicino a 4 mani, a 8. Un matrimonio polico, il famoso matrimonio polico. Noi vi facciamo gli auguri per questa stagione che imminente che prima o poi comincerà sicuramente. Basta che vogliamo vedere un sacco di foto nuove, nuove idee e un sacco di entusiasmo. Assolutamente sì. Vi ringraziamo di essere stati con noi, ovviamente questa diretta rimarrà per sempre nelle nostre pagine di Facebook, quindi sarà possibile riguardarla durante la giornata quando volete voi. Noi vi facciamo un abbraccio, tanti complimenti, è un tipo di fotografia che ci piace tanto, e basta. Grazie a voi ragazzi. Ci sentiremo un sacco parlare di voi nel futuro fa piacere, non vediamo più. Quindi per i prossimi contest vi facciamo vedere le nostre foto così ci date un parere, va bene? Dato che scambiamoci questa cosa. Ok, sì. va bene. No, anzi, gli ricorderemo che la scadenza sarà sempre dopo. Sì, non parteciperete. Okay. Allora, ragazzi. Ciao ragazzi, grazie per essere stati con noi. Grazie a tutti. Grazie mille.